Assessore, torna il Pescara Jets, 49esima edizione, un traguardo davvero ambito per un grande avvenimento per la città di Pescara e non solo per tutto l'Abruzzo. Assolutamente sì, uno dei grandi eventi che, come ho sempre detto, sui quali Pescara, il Comune di Pescara punta tantissimo, un evento di altissima qualità, non solo, un evento che dura varie settimane, quindi porterà a Pescara tantissimo turismo musicale, con grossi introiti diretti e indiretti per le attività commerciali e per la città stessa con il marketing territoriale. Siamo orgogliosi, anche l'anno scorso il Pescara Jets è andato in scena, ci sarà un nuovo presidente a cui vanno i miei auguri per la prima volta che dirige la 49esima rassegna del Pescara Jets. C'è un nuovo CDA e il comune è sempre presente, perché questo è un grandissimo evento sul quale il Comune di Pescara ha sempre puntato e punterà sempre. Per enfatizzare, mostrare il rapporto sempre fecondo tra il jazz e il mondo della canzone. In particolare avremo di fatto una prima assoluta molto importante, perché Gino Paoli, un protagonista della canzone italiana, si unirà per una serata insieme a un gruppo jazz di 12 fiati molto gustoso, davvero sarà una sorpresa per il nostro pubblico, si chiama Funk Off, insieme produrranno questa rivisitazione del suo repertorio. Poi c'è un'altra chicca molto importante, che è il primo incontro tra Enrico Rava, che è forse il nostro musicista jazz più rappresentativo al mondo, più conosciuto, e Fred Hersch, che è uno dei più importanti pianisti in questo momento, un pianista raffinatissimo, noto per la sua eleganza. E questo incontro è davvero molto particolare e credo che caratterizzerà questa edizione del Pescara Jazz. Poi sempre per la sezione delle canzoni, delle songs, abbiamo questo spettacolo molto particolare di Vinicio Capossela, che naturalmente non è un artista jazz, ma ha preparato uno spettacolo in occasione del 700 anni di Dante, che si chiama La Bestiale Commedia. Quindi uno spettacolo molto diverso da quelli che fa lui solitamente, e anche qui invito il pubblico a vederlo, perché è davvero uno spettacolo molto raffinato, molto bello.